Never Give Up è una Onlus che nasce nel 2014 e si occupa di disturbi alimentari. Purtroppo anoressia e bulimia, due dei principali disturbi, costituiscono la prima causa di morte per malattia fra i 12 e i 25 anni. Solo il 10% di chi soffre chiede aiuto e quando riesce a farlo lo fa mediamente dopo 3 anni dalla comparsa dei primi sintomi. Never Give Up opera su tutto il territorio nazionale attraverso dei programmi di sensibilizzazione, supporto e ascolto che noi portiamo sia nelle scuole che nelle università che nei concerti, e su 6 città in Italia opera con dei primi consulti gratuiti: Milano, Perugia, Roma, Bari, Avezzano e Napoli. Al di fuori di queste 6 città, chiaramente attraverso la mail è possibile anche cercare di costruire in qualche modo una relazione, un dialogo anche attraverso Skype, un punto di riferimento per un indirizzamento alle strutture ad oggi esistenti indicate dal Ministero, quindi strutture pubbliche che in questo momento possono supportare chi ha bisogno. Abbiamo un comitato centrale formato da un direttore scientifico, un direttore della comunicazione, un direttore delle attività operative, a cui in qualche modo riportano dei team operativi scientifici che sono sul territorio. Al tempo stesso abbiamo un comitato scientifico di eccellenza, composto da professionisti che non solo a livello italiano ma a livello internazionale hanno in qualche modo contribuito a creare un supporto valido sia per i programmi di sensibilizzazione che di trattamento, di post-trattamento e anche di formazione. Stiamo toccando con mano una copertura a livello di programmi di sensibilizzazione di 5.000 persone. Di queste molti hanno cominciato un percorso o con noi o nei casi più gravi in strutture ospedaliere, magari in casi in cui si richiedeva la residenza o la semiresidenza, ma comunque li abbiamo portati a chiedere aiuto. Never Give Up sta lavorando affinché si possa costruire una rete di strutture sul territorio che cambino sostanzialmente il modo di approcciare i disturbi alimentari. Questo perché? Perché si pensi che in Italia sotto i 14 anni ci sono solo 2 strutture in grado di ospitare i pazienti che hanno bisogno di cure. Quindi Never Give Up, attraverso una collaborazione fra pubblico e privato, vuol far sì che ci siano queste strutture e che finalmente possano contrastare quella che è la prima causa di morte per malattia. I disturbi alimentari, che storicamente sono stati in qualche modo molto più penetrati nelle ragazze, adesso stanno crescendo esponenzialmente anche nei ragazzi. Si pensi che ci sono 23 nuove diagnosi al giorno, nonostante sia solo il 10% a chiedere aiuto, e ci sono 10 morti al giorno, quindi è trasversali ai sessi e trasversali anche alle classi sociali. Le cause del fenomeno sono cause multifattoriali, non vanno ricondotte solo a pezzi di vita, ma a tutte le componenti, quindi al giudizio altrui piuttosto che al trauma. C'è un'altissima componente legata al trauma vissuto per a seguito di una violenza subita o solo vista. Il fenomeno dei disturbi alimentari è un fenomeno purtroppo generalizzato. In Italia i numeri sono importanti e sono importanti soprattutto in virtù della storia dell'Italia, cioè il cibo è sempre stato il centro della socialità, quindi che attraverso il cibo si possa mostrare un disagio verso gli altri è un punto da tenere assolutamente monitorato. L'idea di fondare Never Give Up è arrivata dopo un mio percorso professionale nel mondo del marketing e della comunicazione e invece un percorso professionale che è quello di mia sorella, che è psicoterapeuta e specializzata in disturbi alimentari. Quando è tornata in Italia dopo un'esperienza internazionale sia nel mondo anglosassone che negli Stati Uniti, in cui si osservava addirittura l'interazione fra mamma e bambino, prima mi ha segnalato quali fossero i numeri di questo problema e poi chiesto di lavorarci insieme per capire come cambiare le cose. È diventata parte del mio tempo libero per poi in qualche modo essere tutto il mio tempo, proprio perché nel momento in cui vedi che le tue competenze in qualche modo consolidate nel corso degli anni possono servire a una causa più nobile e poi vedi l'effetto di questo lavoro sulle persone, capisci che diciamo è la strada giusta.
Per me l'Italia che cambia è la passione delle persone a cambiarla e la competenza nel poterlo fare. Quest'Italia che cambia, non puoi fermarla ormai. Quest'Italia che cambia, siamo noi.